farmaci dopanti acquistati con ricette false o all'estero, arrestati madre e figlio di Trevignano. L'indagine dei carabinieri del NAS di Treviso, tra i 65 indagati anche una farmacista. Gli effetti devastanti del doping tra i clienti: c'è che è stato costretto a un intervento per il seno cresciuto, chi ha perso 30 kg in due mesi con irreversibili problemi all'organismo, senza contare le disfunzioni sessuali. Dopo il video delle polemiche e il commento del sindaco di Treviso, il rapper lo schernisce su Instagram citando l'intervista su Antenna 3. Conte: fa tristezza vedere che l'arte scende a un livello così basso. Covid: crescono i contagi anche nella Marca, ma la situazione dei ricoveri è sotto controllo. Il direttore Benazzi: attenzione per gli scambi di Green Pass che potrebbero provocare nuovi focolai. Stamani intanto nel paese con meno vaccinati della Marca, il camper dell'US 2, immunizzazioni in municipio per espressa volontà del sindaco Larry Pizzolo. Ho avuto il Covid, dice, so cos'è, presidio di Novax a poca distanza. Troppe morti sulle strade, faremo investimenti sulla sicurezza, la lettera del premier Draghi ad Andrea Dan, che continua la battaglia per fermare la strage degli incidenti. I carabinieri denunciano 6 persone per truffe informatiche nella zona Castellana, era il giro più pesante ai danni di un artigiano 51enne. L'inverno dello sci riparte sulle Dolomiti, a Cortina d'Ampezzo, accade a Colgallina, zona Passo Falzarego, dove domani riapre il primo impianto di risalita 20 giorni prima degli altri. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca e il traffico di doping portato alla luce dall'inchiesta del NAS di Treviso. 2 arresti, 65 indagati, migliaia di confezioni di farmaci sequestrate assieme a denaro contante. I carabinieri del NAS di Treviso hanno portato alla luce un consistente traffico internazionale di sostanze dopanti destinate principalmente a bodybuilders in tutta Italia. A gestire l'importazione e la commercializzazione dei medicinali, madre e figlio di 60 e 35 anni, originari della Sicilia e residenti nel Monte Bellunese. Lui ufficialmente disoccupato, personal trainer in nero in diverse palestre della Marca, lei collaboratrice scolastica in aspettativa. L'indagine è partita da normali controlli nelle farmacie. Ci siamo resi conto che c'era un fenomeno criminale ricorrente, ossia la spedizione di ricette false per acquistare farmaci, per lo più farmaci ad effetto dopante, ad effetto tipicamente utilizzati anche nelle palestre. Ecco quindi che nel marzo 2020 madre e figlio vengono sorpresi mentre stavano per spedire ricette false per l'acquisto di medicinali a base di ormone della crescita. Dalla perquisizione a casa dei due è emersa l'entità del commercio. A casa loro abbiamo trovato un'altra vera e propria farmacia con 55.000 euro di farmaci, 800 confezioni, migliaia di fiale. E poi 42.000 euro in contanti nascosti in una maglietta di un vero e proprio preziario delle sostanze. Dalle successive indagini sui telefoni, computer, conti correnti dei due, i carabinieri sono risaliti sia ai canali di approvvigionamento dei medicinali in Italia e all'estero, sia ai clienti ai quali i farmaci dopanti venivano venduti. Tra i denunciati anche i due titolari della tipografia che stampava le ricette ed una farmacista compiacente. Tra le sostanze smerciate anche uno stupefacente. L'androlone è uno di queste sostanze farmacologiche che vengono utilizzate come medicinali ed è tabellata, entra quindi nelle previsioni normative della DPR 309 del 90 e quindi è una sostanza stupefacente a tutti gli effetti. Questo ci ha consentito di arrivare alla richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati. Ieri il figlio è stato arrestato ad Agrigento, dove si era trasferito dopo la prima perquisizione, ed è ora in carcere. La madre è ai domiciliari. Effetti devastanti su chi ha assunto queste sostanze lo testimoniano le storie che i carabinieri del NAS hanno scoperto tra i clienti dei due indagati. Farmaci dopanti venduti illegalmente, presi senza alcuna necessità terapeutica. Oltre ai risvolti giudiziari dell'inchiesta dei carabinieri del NAS, c'è una forte preoccupazione per i danni che questi farmaci, soprattutto ormoni, steroidei, anabolizzanti, possono provocare alla salute di chi li assume. E tra i clienti dei due arrestati nell'ambito dell'inchiesta trevigiana i casi purtroppo non mancano. C'è un 48enne piemontese che, in seguito ad una grave patologia intestinale insorta dopo l'assunzione di sostanze dopanti, ha perso 30 chili in due mesi ed è stato sottoposto a due interventi di stomia intestinale. Altro caso è quello di un 39enne veneto sottoposto ad intervento chirurgico di ginecomastia per l'anomalo sviluppo delle mammelle e al catetere vescicale per problemi urinari, o ancora un ragazzo di 23 anni affetto da disfunzione erettile e depressione conseguenti all'utilizzo di farmaci dopanti che in breve tempo assicurano un notevole incremento della massa muscolare. Se gli effetti dal punto di vista estetico possono essere immediati, nel lungo periodo le conseguenze di un uso
appunto smodato di questi farmaci sono sicuramente deleterie e possono incidere molto negativamente sulla salute. Anche perché tra le sostanze commercializzate dai due indagati figurano pure fiale autoprodotte con marchi propri come Medical Pharma e Dunning Labs, all'interno delle quali ancora non si sa cosa esattamente sia contenuto e quindi quali possano essere gli effetti sulla salute. In alcuni casi i genitori ci hanno ringraziato perché forse abbiamo posto un freno allo smodato utilizzo di questi farmaci a parte i ragazzi. La guerra a distanza tra il rapper Fedez e i sindaci, o meglio in particolare il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, si trasferisce anche sui social e su Instagram. Oggi un nuovo capitolo. Di certo noi il tempo per pisciare contro le persone in difficoltà non lo troviamo, anzi a volte ci dimentichiamo anche di farla perché sono talmente tante le cose che dobbiamo fare che ci dimentichiamo anche di quello. È una polemica ormai diventata social, quella tra il rapper Fedez e il sindaco di Treviso Mario Conte, con il primo che nelle sue seguitissime storie su Instagram ha ripreso un'intervista rilasciata dal secondo ad Antenna 3. Pomo della discordia, l'ultimo video del cantante milanese, Morire, morire, dove si vede un sindaco con addosso una fascia tricolore urinare addosso allo stesso Fedez. Apriti cielo, Conte, da presidente ANCI Veneto, ha preso le difese della categoria, dicendo tramite la nostra emittente che c'è provocazione, provocazione. Ma Fedez sembra non aver gradito e così commenta caldo davanti ai suoi 13 milioni di follower. Un sindaco si è lamentato per il mio ultimo videoclip di Morire, morire per la pipì. Lui non riesce a fare la pipì perché lavora troppo. Ok. Risponde a stretto giro di posta il diretto interessato Conte: a me fa da sorridere il fatto che tra una hit e l'altra, fra un duetto, gli ultimi trend di moda e manicure, abbia il tempo di pensare alla mia diuresi. Il post su Facebook, ma da Casugana il sindaco dice di voler chiudere la diatriba social. A Fedez dico: se questo è modo di far arte, io ne prendo atto, non lo condivido. Chiudo qui la polemica perché tra l'altro, ripeto, non ho tempo né di far polemica né di rispondere a queste stories, però fa un po' tristezza vedere che l'arte scende a un livello così basso dove per riuscire a raccogliere qualche like in più si prende in giro la figura di un sindaco e la figura dei sindaci che in realtà hanno sofferto e quotidianamente servono le loro comunità. Media tradizionali e social, influencer e amministratori locali, questi gli ingredienti di una polemica che sembra destinata però a non chiudersi qui. E adesso il Covid è il punto della situazione odierna nella Marca. Con il direttore Benazzi c'è anche un allarme su un inquietante scambio di Green Pass. Abbiamo sostanzialmente raggiunto quasi l'82% degli over 12 vaccinati, quindi un buon dato. È chiaro che è dimostrato che purtroppo la difesa anticorpale dopo 6 mesi scende, quindi la terza dose diventa quasi d'obbligo per evitare che anche persone vaccinate, come è successo, verso le quali purtroppo non è stata fatta la terza dose, hanno manifestato la sintomatologia e qualcuno di questi è anche ricoverato. Quindi credo che sia fondamentale far questo. Spingere l'acceleratore sui vaccini per evitare che a fronte dell'aumento dei contagi la pandemia dei non vaccinati si trasformi in quarta ondata. Se sarà difficile recuperare gli irriducibili, alcune prime dosi si potranno fare a chi finora per paura ha evitato di prendere l'appuntamento e poi procedere spediti con la dose booster. Sarebbe opportuno che tutti facessero la prima dose perché questo ci garantirebbe l'immunità di gregge e in qualche modo cerchiamo intanto di far vaccinare gli over 60 che sono le persone più a rischio. I contagi sono in aumento anche nella Marca. Fortunatamente sul fronte ricoveri, 46 in area medica e 3 in terapia intensiva, la situazione è sotto controllo con i pazienti Covid concentrati sull'ospedale di Vittorio Veneto. Abbiamo ancora un buon margine di posti letto per ovviamente ricoverare i Covid a Vittorio Veneto. Nel momento in cui non dovesse bastare, noi ci auguriamo di sì, allora andremo a scalare, nel senso che riapriremo altri posti a Treviso di malattie infettive, quindi una sezione da 20 più 20 posti letto, e poi apriremo anche qualche posto letto, una ventina di posti letto a Montebelluna, è chiaro. Noi ci auguriamo che questo non serva. Altra questione che preoccupa per la possibile diffusione di focolai è quella degli scambi di Green Pass.
Dobbiamo evitare il popolo di quelli che si scambiano i Green Pass, ecco, quello è un popolo pericoloso e anzi ritengo, faccio un richiamo a tutti in generale, a chi ha il Green Pass, non cedete il vostro Green Pass perché fate del male a voi stessi e anche alle persone a cui lo cedete, perché è una persona che non fa il tampone e potrebbe contagiare gli altri. Intanto oggi stamane a Sarmede, nel paese con meno vaccinati della Marca, è arrivato il camper dell'ULS 2, un centinaio quasi vaccinati oggi nel paese, c'è chi anche ha ricevuto la prima dose, erano in quattro, e sono immunizzazioni che sono state effettuate in municipio per volontà del sindaco. So cosa vuol dire avere il Covid e i sintomi che adesso ne derivano e quindi ho scelto poi di vaccinarmi. Promuovere il più possibile la vaccinazione perché altri non vivano ciò che lui ha vissuto. Per questo Larry Pizzo, il sindaco di Sarmede, ha voluto trasformare per un giorno il municipio in ambulatorio, chiedendo in particolare la presenza del direttore generale dell'ULS, Francesco Benazzi. È stato importante avere qui il direttore generale e l'equipe che ha lavorato insieme a lui questa mattina, perché un ruolo importante l'ha proprio l'informazione, quindi molte persone che erano indecise perché non conoscevano bene il vaccino, perché avevano dubbi, avevano delle paure, hanno avuto modo di avere delle risposte questa mattina che li hanno portati poi a vaccinarsi. Scelte consapevoli, considerando che all'esterno chi non è favorevole alla vaccinazione generalizzata ha comunque potuto esprimere la propria opinione confrontandosi con i cittadini. Sì, sono passato in mezzo ai 4, 5, non so, 10 personaggi che ci sono qua fuori che volevano quasi imponermi di leggere le loro ragioni, io non ho voluto e c'è stato anche qualche battibecco, ma finito là insomma. Confronti inevitabili in uno dei comuni trevigiani con la più bassa percentuale di vaccinati. Sarmede non è sicuramente un comune Novax perché i miei concittadini hanno già avuto dei vaccini nella loro vita. Due sono i fattori che secondo me hanno condizionato le scelte. Primo, la confusione che si è ingenerata all'inizio della campagna vaccinale e mi riferisco in particolar modo al vaccino AstraZeneca. Due, c'è chi tra i miei concittadini ha scelto proprio di aspettare, di passare l'estate e vaccinarsi ora, con la convinzione poi di avere una maggior protezione per i mesi che verranno, quelli invernali più freddi e forse anche i più pericolosi. Chiara la determinazione di chi oggi si è vaccinato. Bisogna vaccinarsi, poi siamo vecchi e ora speriamo che il vaccino ci conti un po'. Sono stato vaccinato la terza volta, terzo vaccino. Sì, ma per questo spero di campare fino ai 100 anni. Però c'è un po' paura a vaccinarsi. No, no, no. Ho provato ancora e non mi fa paura. Io ho provato di tutto, non mi fa paura, basta vivere. La piaga degli infortuni mortali, mentre lo Spiesal conduce le indagini sulla tragedia ieri a Vidorce, la comunità di Farra di Soligo che si stringe intorno alla famiglia di Valentino Zanutto. Sono ore di grande dolore a Farra di Soligo. Valentino Zanutto, il 43enne operaio edile, padre di famiglia, morto folgorato ieri pomeriggio mentre si trovava al lavoro presso un cantiere all'interno dell'azienda vitivinicola La Tor de Ravidor, era molto conosciuto ed amato in paese. Purtroppo è un'altra tragedia che ha scosso tutta la comunità, perché abbiamo pianto qualche mese fa a Mirko Merotto, anche lui morto in un incidente sul lavoro, e ieri purtroppo la tragica notizia della morte di Valentino, che era una persona davvero straordinaria, sempre presente, un padre di famiglia amorevole con i propri figli, e quindi ha veramente scosso tutti noi e ancora si fa fatica a credere che possa essere successo una cosa di questo tipo. Dopo che abbiamo saputo di questa tragedia, sia io che il parroco siamo andati ieri sera a portare una parola di conforto alla moglie, ai due figli, che tra l'altro, ripeto, conosciamo perché è una famiglia ben voluta, una famiglia presente in paese, i due figli di 8 e 13 anni frequentano le nostre scuole, e quindi è stato davvero un momento difficile e duro per questa famiglia che si ritrova di fatto senza un marito e senza padre. Quindi è veramente stato un momento difficile. Quello che abbiamo detto alla moglie è che noi comunque ci siamo, la comunità è tutta stretta attorno a loro e per qualsiasi cosa e per quello che possiamo fare lo faremo
ben volentieri, ecco. Sconvolti per l'immenso dolore sono anche i colleghi e i datori di lavoro. Valentino lavorava presso la ditta Mariotto Costruzioni di Sernaglia della Battaglia. Luciano, che con il figlio Mirko gestisce la ditta di costruzioni da 41 anni, con la voce rotta dall'emozione, è ancora incredulo per quanto è accaduto. Valentino lavorava da voi da più di 10 anni? 10 anni, 10 anni giusti, 10 anni. Bravissimo. Alla famiglia adesso, ai figli, voi sarete vicini alla vedova, certo. Avete già fatto le condoglianze? Certo, l'ho trovata ieri in cantiere, fate le condoglianze e saremo vicini alla famiglia, quel che serve fare. Non c'è niente altro da dire. Un'altra piaga, quella degli incidenti stradali, un grave incidente stradale alle 16 circa a Covolo di Pederobba in via Montello. Vedete nelle immagini l'intervento dei carabinieri, un 41enne di Castelfranco in sella alla bicicletta è stato travolto da una Fiat condotta da una 57enne trevigiana, causa in corso di accertamento appunto da parte dei carabinieri. Il 41enne di Castelfranco è stato portato all'ospedale di Montebelluna in gravissime condizioni. E poi invece questa mattina a Cesalto, altre immagini, questa volta dei vigili del fuoco, uno schianto frontale fra due vetture, ferite 3 persone, tutte di Sanstino di Livenza, una 48enne che si trovava alla guida di un Alfa Romeo e 2 fratelli di 24 e di 21 anni che si trovavano sull'altra vettura, una Peugeot 208. Quest'ultima dall'impatto è finita, come vedete, in un fossato. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica e poi il SUEM. I feriti sono stati portati negli ospedali di Treviso ed Erzo, sono in serie condizioni. Dunque la piaga degli incidenti stradali, troppi incidenti stradali, troppi anche mortali. C'è un impegno importante che arriva direttamente dalla Premier Mario Draghi, in forma di lettera indirizzata ad Andrea D'Anna. Questa è la lettera che il Premier Mario Draghi ha inviato ad Andrea D'Anna, il Forrest Gump della sicurezza stradale, che dopo 2 mesi di marcia è tornato a casa. Troppi italiani perdono la vita negli incidenti, soprattutto ciclisti, ammette Draghi, che assicura ad Anna come la questione sia all'attenzione del governo e come molto concretamente siano già previsti investimenti. D'Anna era partito da Piazza dei Signori a Treviso a fine agosto, direzione Roma, con lui tante rivendicazioni e il dolore mai sopito per la morte della figlia a fine anni 90, proprio in un incidente. Lungo il tragitto ha incontrato leader politici, cittadini, sindaci, fino ad arrivare a San Pietro ed essere salutato nel corso dell'Angelus dal Papa. In queste ore la lettera del Premier, ennesimo riconoscimento del percorso fatto, ma la battaglia non è finita, servono provvedimenti specifici. Il 21 novembre è la giornata mondiale per quanto riguarda le vittime della strada. Se il Premier Draghi non abbiamo risposte in merito della sua lettera entro il 21, ci organizzeremo poco dopo per un secondo cammino. Una battaglia che ben conosce Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti a Jesolo nel luglio 2019 a causa di un'auto pirata. La sua associazione Alba sta portando avanti diversi progetti di legge e iniziative sul territorio, uno in particolare a Porto Gruaro il 4 dicembre prossimo con giovani e non solo. Abbiamo coinvolto come associazione anche i gestori di discoteche, di bar, di tutte queste cose, perché anche loro un po' hanno una piccola voce in capitolo. E ti do da bere, ok, però certe volte anche dire di no non fa male, è giusto, penso che è meglio bere, ricevere 5-10 euro domani in più che vedere invece sul giornale è morto perché ha bevuto e arrivederci, grazie. Ancora la cronaca, i carabinieri denunciano 6 persone per truffa informatica nella zona Castellana, il raggiro più pesante ai danni di un artigiano. In poche settimane in fumo 62.000 euro di lavoro e sacrifici. Batosta notevole in un periodo già critico come questo per un artigiano 51enne della Castellana, finito nelle maglie di un quartetto di truffatori, poi individuati dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. L'uomo aveva messo in vendita online la carrozzina elettrica già utilizzata da un proprio congiunto. I malviventi sono riusciti non soltanto a far versare alla vittima su carte prepagate 4.700 euro, ma successivamente, riuscendo a carpire le credenziali del suo sistema home banking, hanno effettuato vari bonifici sui propri conti correnti, un importo complessivo di 62.000 euro.
La disperazione dell'uomo ha fatto scattare le indagini dei militari dell'arma, che sono riusciti a identificare i colpevoli denunciandoli per truffa e frode informatica in concorso. Quattro persone, tutte già note, le forze dell'ordine, un 58enne torinese e un 47enne, un 38enne e un 37enne originari della provincia di Roma. L'area castellana si conferma terra di conquista per gli specializzati nei raggiri online. Denunciati anche un 73enne e un 29enne sempre originari di Roma che durante la trattativa per l'acquisto di materiale edile pubblicato su sito internet erano riusciti a convincere un operaio trevigiano 36enne a versare 1.500 euro su carte prepagate per poi rendersi irreperibili. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora notizie, soprattutto di economia. Rieccoci in diretta all'economia, l'area vasta Venezia, Padova, Rovigo, Treviso è la nuova capitale della cultura d'impresa per il 2022, un progetto promosso da Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura per valorizzare territori ed economie locali con una forte impronta industriale. Il titolo Capitale Cultura dell'Impresa 2022 al progetto di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, presentato da Industria Veneto Centro e Confindustria. L'area vasta Venezia, Rovigo, Padova, Treviso è la nuova capitale della cultura d'impresa per il 2022. La proclamazione è avvenuta al forum Piccola Industria di Alba in Piemonte. Il progetto, presentato da Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo, identifica cinque ambiti produttivi territoriali: la cantieristica navale per Venezia, le calzature e il sistema moda della Riviera del Brenta, vino e agrifood nel Trevigiano, la vallicoltura del Delta del Po e i distretti industriali trasversali ai vari territori. Un progetto innovativo che coinvolge e unisce più realtà. Un'area che produce più di 75 miliardi di euro di PIL, un'area in cui per un anno parliamo di impresa e ci rivolgiamo alle famiglie, ai giovani, alle banche, ai fondi investimento. Parleremo per un anno di impresa, di cultura d'impresa, cosa vuol dire fare impresa, intraprendere, creare valore per il territorio. Un territorio che è storicamente baricentro tra nord e sud, tra oriente ed occidente e affonda le proprie radici nel sistema produttivo e di scambi della Repubblica di Venezia. Il progetto Capitale della Cultura d'Impresa intende valorizzare anche questa antica inclinazione all'incontro tra idee e popoli. Se Made in Italy vuol dire fatto bene, dice Marinese, Made in Venice vuol dire fatto meglio. Abbiamo degli assi logistici importanti, il porto, le interporti, le ferrovie, le strade, le autostrade. Abbiamo delle connessioni straordinarie anche per quanto riguarda tutta la parte digitale, innoviamo quotidianamente, le nostre famiglie si alzano la mattina e pensano al lavoro, mangiano e pensano al lavoro, dormono e pensano al lavoro, noi siamo dei grandi lavoratori. C'è un altro aggiornamento di cronaca purtroppo che riguarda ancora un altro incidente stradale, abbiamo parlato a lungo in questo telegiornale, un incidente avvenuto poco fa a Conegliano in via Einaudi con una ragazzina di 12 anni che è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada, sarebbe in gravi condizioni sul posto. I carabinieri di Conegliano, l'automobilista si è fermato. Conegliano, teatro soltanto due giorni fa di un gravissimo incidente con un pirata della strada. E dunque la ragazzina di 12 anni in gravi condizioni a Conegliano per essere stata travolta da un'auto in via Einaudi. Se ci saranno aggiornamenti ve li daremo nel corso del nostro telegiornale. Intanto adesso andiamo a Roma, dove è stata una giornata intensa di emozioni per la comunità di Pieve del Grappa. Un comune, Pieve del Grappa, dove sorge il sacrario di Cima Grappa. Un'intera comunità, un'intera nazione hanno voluto rendere omaggio a Roma al milite ignoto con la deposizione di una corona d'alloro e la Santa Messa celebrata dopo 65 anni dall'ultima volta all'interno del sacello ove riposa il milite. Tanta l'emozione della sindaca Annalisa Rampin, accompagnata dal generale di divisione Gualtiero De Cicco, commissario generale per l'onoranza ai caduti. È una giornata particolarmente importante perché andiamo a ripercorrere quello che è un viaggio che ha fatto la Madonnina del Grappa, che ha fatto il masso che oggi funge da altare all'interno del sacello del milite ignoto, e questo non fa che ricongiungere il passato con il presente, ma soprattutto ricostruire un futuro alla luce di quelli che sono i valori che questi luoghi continuano ad insegnarci e tramandarci, e soprattutto a quella nuova sfida che vede il Monte Grappa come riserva della biosfera UNESCO, che deve sicuramente tener conto anche dei valori del rispetto, della sostenibilità e soprattutto della pace tra gli uomini
e la pace tra gli uomini e l'ambiente. Un senso di devozione laica e spirituale che attraversa l'intero paese. Un evento di altissimo valore, ha dichiarato Monsignor Liberio Andreatta, protonotario apostolico, che ha celebrato la messa dopo decenni di silenzio su quell'altare costruito con un masso che arriva proprio dal Monte Grappa. Siamo raccolti oggi qui, in questo grande sacrario, in questo grande santuario, in questa grande cattedrale della vita e della morte, dove noi ricordiamo oggi tutti coloro che hanno dato la vita per degli ideali e per dei valori di giustizia, di amore, di libertà. Questo momento, questo luogo, questo gesto deve fare memoria e ci deve indicare la strada che nel futuro mai più guerre, mai più odio, mai più discriminazione, ma che l'amore e la pace deve vincere sulla violenza e sull'odio. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare della vicenda di Samantha Dinca, una vicenda che potrebbe arrivare alle sue battute conclusive davvero a breve. Cavarzano, Villa Gaggialante, l'ultima casa di Samantha. In questa casa di riposo dove è stato allestito un piccolo reparto per coma vegetativi. Dopo l'operazione a Belluno, il ricovero a Feltre, l'ultimo tentativo a Vipiteno, la sua storia si concluderà qui. Samantha resta nella casa dei genitori in quella foto, con alle spalle il fratello gemello e la sorella maggiore, il suo ultimo regalo. Ora il comitato etico ha deciso che non solo l'accanimento terapeutico non ha senso, ma che perfino alimentarla è controproducente per gli effetti che ne conseguono. La sua storia era finita il 4 dicembre 2020, quando aveva 29 anni. Il 12 novembre era caduta, l'avevano operata per una piccola frattura al femore, poi una serie di peggioramenti che la medicina non ha saputo risolvere e che l'hanno portata in uno stato che il babbo ha voluto cristallizzare con un tatuaggio sul braccio. Allora, questa è una valutazione che ci ha fatto il professor Saltuari ed è il coma recovery state. Praticamente questi sono dei valori che vengono dati. Praticamente Samantha attualmente si trova come livello uditivo a un 1, visivo 0, motorio 2, verbale 0, cognitivo 0, vigilanza 1. È da considerare che ognuno di questi valori va da una scala da 0 a 23. Questo è come attualmente si trova Samantha. La mamma di Samantha invece porta il volto della figlia con sé, anche lei sul suo braccio. Il babbo mercoledì giurerà per diventare il tutore della figlia e da tutore potrà chiedere ai medici che si attivino seguendo le indicazioni del comitato etico per accompagnare Samantha verso una fine dignitosa di questo suo percorso terreno. Come ha detto anche il comitato etico, anche il fatto dell'alimentazione e dell'idratazione al punto in cui si trova Samantha è considerato accanimento terapeutico. Per cui, qualora i medici dicano sì, è giusto fare la sedazione profonda e accompagnarla al fine vita, io ho la facoltà di autorizzare questa procedura. L'inverno dello sci riparte sulle Dolomiti da Cortina d'Ampezzo, precisamente da Col Gallina, zona Passo Falzarego, dove domani, domenica 7 novembre, entra in funzione il primo impianto di risalita. Si tratta di una seggiovia triposto, al momento solo per un tratto dell'intero tracciato, la pista ovest. Neve artificiale sparata dai cannoni in questi primi giorni di freddo in quota, ma anche neve vera che a 2000 metri di altitudine è caduta abbondantemente in settimana. Nel rispetto delle norme anti-Covid, gli sciatori dovranno tenere la mascherina fino all'accesso ai seggiolini. Ma essendo quella del Col Gallino una seggiovia senza cupola paravento, in base al decreto bis sul Green Pass non vi sarà l'obbligo di presentare il certificato verde, necessario invece per le cabinovie e le seggiovie con cupole. L'impianto rimarrà aperto dalle 8.30 alle 16.30.
ed è appunto il primo degli impianti che apre, gli altri partiranno con il 27 di novembre, quindi in anticipo di 20 giorni l'impianto del Col Gallina. Parliamo di scuola adesso. Dal palco dell'evento dedicato alla giornalista Tina Merlin ieri, anche il manifesto appello degli studenti di Scuola in Rete e Consulta Studentesca Provinciale. Chiediamo, dicono, pari opportunità di studio. Hanno compilato un questionario per ripartire dal noi dopo la pandemia e dalle loro risposte è emerso forte e chiaro il messaggio che ieri dal palco del Teatro Comunale hanno lanciato alla politica e alle istituzioni presenti. Chiediamo pari opportunità di studio rispetto ai nostri coetanei che vivono in città universitarie. Un manifesto appello che gli studenti di Scuola in Rete, Associazione Amici delle Scuole in Rete e Consulta Provinciale Studenti hanno sottoscritto perché il diritto allo studio sia un diritto riconosciuto per tutti. È un problema per gli studenti bellunesi e per le famiglie bellunesi, c'è un deflusso di risorse economiche che poi sono anche risorse umane, assolutamente, perché i nostri studenti sono costretti ad andare fuori sede a studiare un po' ovunque in Italia, talvolta anche all'estero. Un problema che riguarda i giovani che dopo le superiori si trovano costretti a emigrare in altre città per gli studi universitari con costi decisamente maggiori rispetto ai loro compagni di studio. Per le famiglie e per il territorio un bilancio decisamente passivo. Non c'è un ritorno di altri giovani perché per qualche facoltà magari devoluta qui nel nostro territorio, magari quelle legate alla montagna, può essere non so, scienze forestali, geologia, che magari naturalmente dovrebbero stare qui. Questa è sicuramente qualcosa che penalizza il nostro territorio. Difficilmente i ragazzi del bellunese, territorio che è espressione di una scuola d'eccellenza, tornano a lavorare a casa e questo è anche uno dei motivi per cui questa provincia soffre dell'annoso problema dello spopolamento. È un cane che si morde la coda. Assolutamente, bisognerebbe riuscire proprio a, con una scelta politica, a fare una sorta di do ut des. Qualche facoltà portiamola qui. Alle 10.45 di stamattina tutti e 10 i consiglieri provinciali di Belluno hanno rassegnato le dimissioni, una scelta assunta di comune accordo per allineare l'elezione del prossimo consiglio provinciale con la data dell'elezione del presidente della provincia fissata per il 18 dicembre. Lunedì mattina dunque il presidente Roberto Padrin firmerà l'atto di indizione delle elezioni sia per la presidenza che per il consiglio. Il termine per la presentazione delle liste scade alle 12 del 28 di novembre. È davvero tutto, vi ricordo la notizia dell'ultima ora. Tornando a Treviso, della ragazzina di 12 anni che è stata travolta da un'auto in via Einaudi a Conegliano ed è in gravissime condizioni. Con questa notizia, per ricordarvi quanto era accaduto, ci interrompiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria. Storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica debole sull'Italia, ma sul nostro territorio la giornata di domenica 7 novembre sarà caratterizzata da un tempo stabile. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, inizialmente il cielo si presenterà molto nuvoloso un po' dappertutto, col passare delle ore sarà più sereno e limpido in montagna, schiarite soleggiate anche in pianura, tuttavia con locali addensamenti. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche annuvolamento, il cielo risulterà infatti a tratti coperto, ma non mancheranno momenti di sole. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Stessa situazione anche qui, bel tempo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, come vediamo. Temperature minime intorno ai 2-4 gradi, massime sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.